Vaia, assieme al distacco della marmolada, ha mostrato in modo chiaro che il cambiamento climatico non è una possibilità, ma una certezza da cui non si può scappare e nei confronti della quale non si può restare indifferenti. La natura ci sta dicendo che qualcosa va fatto e in fretta, ma quali sono gli altri segnali che il territorio ci sta lanciando? Negli ultimi decenni, e in particolare nell'ultimo, la situazione è veramente modificata in maniera sensibile, e a parte l'evento Vaia del 2018, ma era stato preceduto da una serie di situazioni meteorologiche abbastanza anomale, abbastanza atipiche. Da appassionato orticoltore noto sempre un allungarsi della stagione estiva autunnale, temperature medie che sono chiaramente aumentate, anche se magari la primavera è ancora fresca. Da un punto di vista dei miei studi botanici posso registrare alcuni fenomeni. Il primo è la penetrazione di specie che amano luoghi caldi verso nord. Alcune orchidee che prima erano limitate all'alta pianura, alle prealpi, cominciano ad arrivare anche da noi sui primi versanti della Valbelluna. Un altro fattore è l'innalzamento del limite del bosco. Un terzo elemento che ho potuto notare e registrare riguarda i residui ambienti nivali, si chiamano vallette nivali, sui circhi, sui versanti a nord, dove normalmente la neve staziona a lungo, almeno per 7 mesi e anche fino a 10 all'anno. Alcune specie relittiche artico-alpine stanno evidentemente scomparendo o riducono la loro presenza, un po' quello che succede con i ghiacciai. Poi singole specie che io ho potuto registrare le vedevo fino a una certa quota. Tra le più note e comuni a tutti ci sono i narcisi. Normalmente venivano dati come quota massima 1500-1600. 3-4 anni fa, non di più, è arrivata addirittura oltre i 1800 metri sulle vette di Feltre. Cosa possiamo fare dunque per aiutare il nostro pianeta a respirare e per ridurre l'effetto serra responsabile dell'innalzamento delle temperature? Possiamo iniziare riducendo l'uso dei trasporti, facendo attenzione alla scelta di ciò che acquistiamo, prediligendo i prodotti del territorio, riducendo il consumo di carne, mettendoci nell'ordine di idee che l'efficientamento energetico delle nostre case e il passaggio a veicoli elettrici è importante. Se io penso normalmente che tanto anche cambiando qualcosa il mondo non cambia, non andremo da nessuna parte. Una goccia fa l'oceano. Il secondo livello è quello di diffondere queste conoscenze a livello sociale, nell'ambiente di lavoro, nella scuola, nelle organizzazioni. Quello che mi preoccupa maggiormente è il terzo livello, che è quello che potremmo definire politico-istituzionale. Servono decisioni urgenti, come si dice, coraggiose, consapevoli che anche per fattori di natura inerziale, quindi fisica, anche ipotizzando di sospendere attualmente e di ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica in atmosfera, per alcuni anni continuerà a crescere anche la temperatura media per questo effetto che è quello appunto inerziale.